È tutto, ma soprattutto per ricordare i tempi duri e i valori popolari paesani. Memoria, valore e storia sono tornate a rivivere a Casa Languida in occasione della prima festa della Trebbiatura, fortemente voluta dai residenti e non. Ricordo e nostalgia hanno portato gli spettatori al tempo andato, quando i canti delle mietitrici, la polvere e il sudore davano un senso alla fatica sotto il solleone dall'alba al tramonto. Poi arrivò la Trebbiatrice e fu festa grande. Con essa finiva la tresca del frumento, il gioco e il rassodar dell'aia con i cavalli. Intorno alla Trebbia si ritrovavano gli abitanti delle masserie sparse nel contado, a quel tempo tutte abitate. Erano momenti esaltanti e festosi che ripagavano con il canto, il lavoro e le aspettative di un intero anno, assicurando speranza e sopravvivenza per l'altro avvenire. Erano anche momenti che culminavano nelle feste di agosto di ringraziamento. La manifestazione, oltre che una festa con tutte le sue peculiarità di gioia, allegria, canti e balli, ha voluto anche rievocare la memoria e i valori popolari paesani. Il sindaco Andrea Ricotta. Questa iniziativa è nata su idea di alcuni concittadini, dei contadini, di alcuni anziani che volevano rievocare tutto quello che si faceva qualche anno fa, diciamo 40-50 anni fa. Come amministrazione comunale abbiamo preso quest'idea, abbiamo colto la palla al balzo perché ci ha dato anche la possibilità di far conoscere il nostro paese e abbiamo portato avanti tutta la manifestazione. L'intento è quello poi di riproporlo anche nel futuro, nei prossimi anni, e migliorarlo se possibile negli anni che verranno, insomma. Dove avete avuto modo di reperire queste macchine? Ma si tratta tutte di macchine di cittadini di Casa Languida. Per lo più sono vecchi anziani che avevano custodito questi attrezzi come dei veri cimeli nelle cantine, nei garage. Li hanno solo tirati fuori con orgoglio, però non abbiamo faticato più di tanto perché li avevano tutti a casa.